Allora, attacchiamo banda qui, aspetta. Perché? Che ci avete da vedere stasera? Ci sta sempre quella, fanno mezz'ora, i soliti ignoti. Beh, famo qui i soliti Ma gnoti. sì, dai qui. Un momento, un saluto e poi te ne vai. Mamma mia, quanto sei preziosa, oh. Ma perché senza di me che succede? No, non è uguale, capito? Ma scherzi? Sta giovane. Tu qui sei a capobanda ormai. Aspetta, che devo mandare questo qui a quelli che stanno dentro al canale Telegram. Almeno cliccano qui e entrano subito dentro la live. Guarda, 3, 2, 1, zacchete, via! E con una botta 350 piccioni ho acchiappato. 380, mi ricordo. E loro c'hanno comodo che cliccano lì e entrano subito dentro casa nostra, Ecco, capito? vengono a sentire E vengono a sentire a te e a me. Mo, eccoli, guardali che coppia. Aspetta, stasera sto in pigiama, perché ieri sera come stai? in duda. Non è vero? Stavo in pigiama anche ieri sera. Allora, famo due saluti, intanto. Catina, Giovanna, guarda quanti ti salutano, da Montreal, eh? Non so se mi capisco. Che dov'è? Che hai detto? Non so se mi Londra. capisco. Antonietta Giordano, Sonia Lipparoni, Claudio, ti salutano tutti a te, Arzu Gabriele, da Sardegna. Sardagnoli. Ma dove? Aspetta, no, dove si clicca? Dentro al gruppo Telegram, ci ho messo un link, no? Clicchi lì e entri subito dentro la diretta. Ci sta Gilda da Roma. Gilda, una brutta se chiamava Gilda. Lo so che a te piace questo nome, però. No, voglio dire, è vero che ci stiva una brutta che si Che si chiamava. chiamava Gilda? E Certo. lei insegnava Gilda. Perché Gildo, ti ricordi che ci ha detto che era il padre? E il suo nome vero è Adriana. Ecco. Ah, beh, ecco, Gilda non rilevava. Per il Non ricordo del papà, zardangavolo. no? E sta a Roma. Poi ci sta Paola, Marisa. Gilda, non mi fa ridere, no? Che è quella che ci ha mandato un messaggio, no? Marina, Manuela. E cosa ho fatto a fare se non è il gruppo Telegram? È pratico, no? Ti mando il messaggino lì, clicchi e entri qua. Dai, fammi fare una sigletta. Paola, saluti. Oh, dai, che moglie sono amorosa munda, Quando te costi squicci questa eh. sedia? Oh, dimmi un po' com'è stata contenta la gatta. C'è una fame, figlio mio. Eh certo, perché mica la fanno a buffare quando stanno lì dai Ma io vetrinai. penso che ognuno ha dato niente. Ma come no? Gli hanno dato a mangiare però poca roba, perché gli aveva fatto l'anestesia. Mo porta l'infasciatura, domattina gli famo vedere il video, eh. Avevamo registrato il video oggi, domattina alle 7 scappa e vedete tutti la gatta come arzilla e felice. Gli diamo l'antibiotici per 5 giorni, gli hai dato stasera? Domattina no, gli devo dare. Ah, domattina? In mezzo a quella carne che gli piace tanto. Che quando gli dai quella carne, poi gli pare Ah, che gli non lo dà. so, mo se quella pasticca poi sa, scansa comica. No, ma come no? Tu devi essere furba, gli devi metterla a mezzo, Ah, non sono tutti frischiti, mie carne, insomma. la pasticca tua, rigida, insomma. No, a parte la pasticca, ma sta carne non è che è un pezzo di carne, è quella che metti là in mezzo, E sono con. tutti farrucci così grossi, però è Ah! carne. E se no andiamo a pia quelle rotò, quelle che è tutto. No? E la metto anche senza la bocca. Ma se ci serve. Quando che era quell'altro, gli ha messo la bocca gnutia, Ah sì? eh? Sì. Magna tutto. No, la gatta ci ha avuto. Mi ha spiegato il veterinario se era ferita su una zampa, no? E l'abbiamo portata da. Te saluto Andrea Nassisi da Sicilia. L'abbiamo portata al veterinario.
E ci ha spiegato il veterinario che molto probabilmente in questo periodo i gatti, lo sai che gli succede? Che vanno in mezzo alle siepi e ci stanno quelli che tagliano le siepi col decespugliatore e sti gatti non vanno a tempo a scansarsi. Ma quello fa rumore, non penso che sia stato quello comunque. Dice che ne succedono tanti di questi Può incidenti. essere. E tanti ce lasciano anche le zampe, proprio gli tagliano da letto. Perché una volta una cattuccia sul serio, con la fargetrice era, la fargefennaio, non so, con Dogno qua su. Proprio gli è stuccata la Ha zambetta. detto Angela che tu, sto quarto di pasticca, la devi stritolare, schiacciare e mischiarla in mezzo alla carne. Però non è adatta quella carne. Ci vogliono quelle scatolette con quella Ma carne. ho capito che è Capito? solita. Domattina le piglio Mo vedo domattina, siccome. io. Se non gliela fai che non te la magna, sta pasticca, ce, te A piamo quell'altra, no? Baneo, basta una di scatoletta. Basta una, certo. Ci se ne metto Dai, famo due canzoni allegre. un po'. Non basta queste sbrighe, se no me vado io. Madonna, già cominciamo a fa a noiosa. Claudio! Claudio! Oh, fammi suonare questa, dopo famo Rosamunda. Ma per carità, da ascoltare. Non ti piace perché? Quanto sei scemo. Ci mi sto dando, devi fare sempre quella. Intanto gli famo una sigletta allegra e poi Rosamunda. Si sente di sopra? Discorso sono tanto con me, non mi importa niente, ma ci vorrebbero i gommini, mi sento. Ci vorrebbero i gommini? E dopo non fa più rumore però. Dopo non mi Certo. dà gusto, capito? Certo. Ma sta bene, amici, sta benissimo. Una settimana e ripia via. Allegria, andiamo! Mau mau! Presenti, vicini e lontani, la canzone più simpatica e positiva del nostro repertorio. La potremmo anche cantare? La cantiamo? Thank you.
facciamola, va. Allora, io voglio levare la mascherina, che si sente meglio. Ma dai, che si sente uguale. Beh, con la mascherina rende meglio, Camba meglio, tutto meglio. Quindi questo sonaglio è una mascherina. Su, tutti gli levano. Non sono, non gli levano. Fammi pubblicità, va. Non sta fanno, sbrigati che me ne vado solo, dai. Dai, su. Allora, io c'ho una raccolta. Arrabbiando sei. Agguastedeo! Ammazzadeo! Beh? Ci sta una canzone? Ammazzadeo! Allora, c'ho qui certe canzoni che non so che roba è. Boh, suonava un po' questa. Questa si intitola Amori. Andiamo avanti. Ah, oh, tu ricordi Christian? Certo. Cantà una delle canzoni di Christian, questa era Dischi Carosello, Amore. Christian De Sica? Christian, no, Christian, marito di quel... ho capito, di quella che si è fatto l'incidente. Brava! Con Corrado. Brava, Dora... Dora Moroni. Dora Moroni, come no? Ha sentito il capo che mente? Figlia mia, papà spiega tanto male. Ma campa quella certo, ragazza? Certo, non è buono, si dice più, ma... E c'è ben incidente con Corrado, non si fece niente invece? Per Corrado no, no. Non si fece niente? Solo lei? Ha sofferto tanto, è stato tanto tempo senza parlare. Come no? Il mondo cambierà, c'ha ragione Paola che mi ha suggerito, solo il mondo cambierà. Come no, c'hai ragione, suoniamo quella. Speriamo che cambierà, ma cambia o cambia non cambia, se sono o non sono quella è uguale. Dai, digli qualche cosa, digli un po'. Ma che io dico? Mi sto ascoltando a me. Come stanno tessendo a te? Il mondo cambierà, Gianni Morandi. Giugnetta parla male, mi sentono. Ma come parla male che stanno tutti in vedo un'ora che parli? Fa un discorsetto, dai, di. Sì, un papà fa un discorso. Che ne pensi che ne so? Che ne pensi del vaccino? No, dai, questo non... No, non mi piace. No, fammi suonare, zitta, non parliamo di certi temi... Ma, sei tu che sei di? Basta, no? Suoniamo. Thank you.
cristiani che stanno mischiati. Eh? Ma mischio di vacche. Non ride, quella risatella mi piace. Oh, però... O se ride bene o niente. Beh, a me mi viene da ridere così. Lei. Oh, che te volevo dire. Però... Senza fa commenti. Senza fa commenti. Tu... Andognetta tu. Tu fai o no il vaccino? O tu io fa oggi, ci sono nata, non fa. No, capito, scusa. Spiegami, dimmi meglio. Ma guarda, dove devo dire? Ma parli sottovoce, non ti sentono, no? Ma non deve sentire nessuno. Te lo dovevi fare oggi, però? Non ho fatto. E ne hai fatto? Ecco, hai cambiato idea? Basta. E non fai? Fai? No. Oh, amore. Christian. Vuoi sentire Rosamunda? No, dai, non la sono. Che dice Gilda che non ho fatto a tempo? Che dice Gilda? Che vuoi? Che vuole? Oh. Bada signora Antonietta che vengo lì a Spoleto, eh? Questa... Ah, no, non ci sta problema, tutto sotto controllo, Gilda. Ma non me la ricordo, dove l'avevamo trovata? Aspetta, non mi ricordo. Arrivederci, bella forestiera, rondinella che parti stasera. È tanto bella. Cantare un buon pezzetto che non vediamo se la trovo. Cantare un pezzetto bello. Ma non saccio, ecco. Mamma, quello pezzetto, che sai io? Basta lì. Dai, canta, mi pare che stava su sta raccolta che mi ha mandato Antonino. Aspetta, Com'è che fa? Non mi ricordo se... Ma hai cantato adesso? Un titolo. Mannaggia, l'ho acchiappato, non mi ricordo dove stava. Bella rondinella che parte stasera, non mi ricordo un titolo. Boh, se la trovo sull'elenco che aspetta, Cantane in pezzetto intanto, fammi sentire. Ma non mi ho dite quelle parole, non ne so più. Ardille, no? No, la trovo. Come fa? No, trovi, apri una pagina e via, perché... No, non ci stanno, ci stanno l'elenco. Questo è l'elenco, capito? Non...
Ce l'ho vista da qualche parte ultimamente, ma non va niente, ne sono in altre. E non fa niente, le rondinelle sono arrivate. È vero, non ci sto più però. Sto pure a fare mia. Brava Antonietta a non fare il vaccino. Oh, questi si sbilanciano. Chi è? Io la. Letizia? Te saluta. Poi te saluta. Anche qui ci sta Letizia. Maria Grazia Pompei ha detto che sei brava a non fare il vaccino. Ha detto Maria Grazia. E rondinelle sono arrivate. Good evening dall'America, vedi? Maria Ciaraldi Recchia. Reginella Campagnola. Gli ha cantato un pezzetto? No, tu dico. No. No, Rosamunda? Niente, ci sta trovando tante barzellette là. Baleno. E poi finiva così, eh? Per due la conosci? Te per due. Non so. È un cia cia cia. Thank you.
ci sta una che tocca cambiare titolo. Che significa? Tocca cambiare titolo perché il titolo è negativo, capito? Sentito la speranza perdute. Come la potremmo chiamare? Che devo cambiare fare? Chiamiamo... Sono speranze perdute, non mi ricordo questa vita. Io le speranze non le ho perdute. Va bene? Dipende quale? In genere. Ci sto dando, comunque tocca sperare sempre bene. Finale di speranze perdute, speranze perdute, Munda Rosa. Oh, senti, se ti piace Raul Casadei, che erbo? Un tango di Raul Casadei e poi ci sta un valzer di Raul Casadei. Che si chiama? Il tango si chiama Nostalgia di te. Io vado via, su. Senti questa è bella, poi vai via, dai. Te sono rosso Munda? No, dai, da solo. Nostalgia di te. Nostalgia di te.
ce lo do un pezzetto là. Per Daria? Per Daria? Per picchiare, sì. Valzer de Raul Casadei, che si intitola Occhi Blu, d'uno poche note, eh? E poi parti. So poche note, ma bella. Thank you.
scritta da lungo. Eh? Ma no, era scritta così questa, sì. Sembra che ripiano sempre Rosamunda. Eh so. Sì, certo, tu vuoi portare in giro il mondo, ma non porti in giro, eh. Saluta, dai, va. Che devo salutare? Ce n'è 170. Che scorda a me, tu scordate. Buonanotte, ti dicono. Ciao a tutti. Basta. Fammi una pubblicità del CD, poi... No, l'abbiamo fatta tante volte. Non ci serve, chi vuole comprare, compra uguale. Ci vediamo, mo sono. Ciao. Ciao, dai, su. Eh? No, porta qua un attimo, porta qua. Glielo famo vedere, no? Sai vedere? Non ci avevamo provato. È un porto suo, non ci metto quelle attrezzette. Fammi vedere quanto è bello. È bello, sì. Questo è il carillon che ti ha fatto per regalo questo? Siamo Cesare. Per il matrimonio tuo? Non mi ricordo così. Guardate che classe, oh. Poi ci manca un pezzo sopra, qui si vede il meccanismo. Eh? Non ci manca niente, ci sta tutto, solo perché quella serve per bellezza, quell'altra, quella stoffa. Ci sta tutto, però non funziona. Beh, oh. Io ci ho portato. Tanti cristiani so che parlano. Aspetta, sei ingannato qui, è rimasto rigido, non zona. Però, questo qui volevo riparare a Spoleto, no? Perché dico, un conto che ce l'ho a Spoleto, un conto devi spedire. Però, ha fatto vedere a 20 persone, dice, non si può riparare. Invece... ci starebbe un'altra prova da fare. No, non portare nessun posto. Lo spedimo a un orefice che sta alla Spezia che ripara i carillon. Mm. Proviamoci, che te frega. Ma dai, lo spedisco. Lo famo suonare, no? Non serve, te la canto io quella canzone, meglio di quella. Sono tre note, quattro, so. È bello farlo suonare, no? Qual è la canzone, com'è che fa? Mogliettina. Ah! Proviamo. Ci vediamo. Allora dai, famo due balli, qua ci stanno. È un ricordo. Però dopo, se io spedisco a quello della Spezia, metti che me va perso e non lo ritrovo. Allora lasciamolo sta così che non funziona. È meno rischioso. Hai visto come geloso? Un chiappo lo porta via, eh? La sbronza, no la stronza, è la sbronza. Polca del maestro Leo Ceroni, chi se lo ricorda? 1, 2, 3, 4. A Laura Caldarelli de Spoleto, che si intitola La Bronza. Non capissi male, ci sta la B di Bologna, Laura, non ci sta la T e non mi permetterei mai, questa la voglio dedicare a Claudio Lavagnini e a Roberta Chiaretti. Che mi dici, Roberta? Aspetta. Ma quando sei serio,
Ma quanto sei serio? Hai preso la multa? Sì, se piglio la multa la metto sopra tutte le cataste di multe che c'hanno le prefetture d'Italia perché manco rispondono fino a oggi. Quindi, se passano 210 giorni da quando hai fatto ricorso che la prefettura non ti ha risposto, la multa decade. Semplice. La sbronza e non è la stronza. Laura, te ne dedico una serie. Qua, vieni qua. Laura. Per Laura Caldarelli di Spoleto, che poverina non arriva a aprire nuovi profili Facebook, che Marchettino Zuccherino glieli blocca sempre e lei ne apre un altro e quello gli blocca e lei gliene frega, ne apre un altro. Dì un po' come si fa per i profili. Eh? Senti che tesono, eh? Laura, c'ho un problema. Ha fisarmonica mia, gli è venuto un virus. Non è che tu c'hai un vaccino per caso, va a fisarmonica mia, eh? Ogni canzone che sono, me se intrufolo alla Rosamunda e gna faccio a scacciarla. Thank you.
Senti che roba? Mi si intrufola là sta rosa munda, è diventata peggio che un virus. Oh, fa, a chi la dedico questa? Aspetta, eh! La voglio dedicare a Maurizia Masolini. Maurizia, ti dedico 20 km al giorno. Falli anche tu 20 km al giorno. Vedrai se ti si innalza le difese del sistema immunitario. Altro che... Ma questo in televisione non te lo dicono, eh? No, no. Che non ho capito perché in televisione non ci dicono come innalzare le difese del sistema immunitario. Ci dicono solo quelli che si ammalano. Boh, non riesco a capirlo, non mi do una spiegazione. Boh, boh. 20 km al giorno. Apprende la luce del sole sul viso, sulle mani e anche se ti metti nuda va bene uguale, in mezzo a un campo. Che te frega? Te fa bene, la vitamina D non si produce automaticamente e ci vuole la luce del sole. Testo, questo è di Mogol, eh? Al giorno con Rosa Munda. Ah, era Nicola Rigliano questo? Dice musica di Pino Massara. Boh. Anna mamma. Oh, l'amico mio ci sta, l'amico mio Carlos Antonio, non ho sentito più. Come stai, ca? Ma a loro non gli piaci, ma a noi non ce ne frega niente. Suoniamo lo stesso. Che ce frega? Mica dobbiamo piacere a quell'altri. Noi volemo essere liberi, mica volemo piacere. Mica bau bau, miau miau. Insensatez, Antonio Carlos Jobim. Bossa no. Thank you.
Andò, dai, ci metti anche tu. Andò. E dai, non ci fa incazzare. Mamma mia, possibile anche tu. Sentiamo un po' questo. Oh, sempre lui. Antonio. Dai, non ci fa incazzare. Che vanno via tutti. Andò. Medita cavo. Tempo di bossa nova. Michele Ma, oh, questa è una tarantella, eh? Una tarantella, eh?
Unana! Unana! Tarantellavi! Michele, ma... A Stefania. Per tutti gli amici dalla Danimarca, per una sorpresa per la moglie d'Antonino, Anne. Per i suoceri d'Antonino, i genitori di Anne, e per gli amici dalla Danimarca, Det var en lørdagsaften. Cia cia cia, cia cia cia, tum cia cia tum, cia cia tum, cia cia tum, cia cia, alle minne Langsler. A modo mio, dai, per tutti gli amici dalla Danimarca, c'ho qualche canzoncina qui. Amici dalla Danimarca, pigliatevele come vengono, eh. Thank you.
Poi abbiamo Kavinka Kavinka. Poi abbiamo per gli amici della Danimarca Torre Snoren, Valzer, Valzer. Se ci stanno gli amici della Danimarca. Vediamo, vediamo, aspetta, aspetta. Però a quest'ora non posso stare concentrato, dai, mi gira la testa. Aspetta, aspetta, voglio fare quelle... Queste sono difficili, in gioia, dai. Aspetta, aspetta, fatemi suonare una... Antonino, e dai, accontentatevi, su. Mi gira la testa con sto chiari, non posso fare roba che impegnare a leggere sta roba così difficile. Mi ha stufato questo, questa raccolta. Aspetta, eh. Oh... Andiamo avanti. Oh, ma non vi stancate? Ernando, ando stai, Ernando? Fammi un buon caffè. Fammi un caffè, Ernando! Ernando! Fammi un caffè! Cambiato fisarmonica, questa è una delle principesse, è la principessa che vendo, questa è vendita, che vi devo dire, parliamo d'amore, tanto non si spiega, ho voglia a parlarne, l'amore non si spiega, tu parli, e poi dopo tutto quello che hai detto, ciao, perché l'amore non si spiega. Avendo, certo, questa la vendo,
Beh, è uno strumento da concerto ad altissimo livello, anni 60, voci a mano, bassi sciolti a tre registri, 44 tasti alla mano destra, voci Nazareno Bingi degli anni 60, doppio chiodino, perfettamente a puntino, accordata, leggerissimo, leggerissimo tremolo. E non do, questa costa tanto, e non te lo posso dire, dai, ci sta un'inserzione su... L'amore non si spiega, cammariere. Thank you.
Tanto se insinuo anche qui alla malefica, eh? Ah, guastala, oh! Sta rosa monta dappertutto! Laura, buonanotte! Oh, dai che mi sono stancato, andiamo a dormire, ciao, va, dai, su! Andate a fare anche un buon amore? Che vi devo dire? Una serena notte al maestro Gianni, mamma mia, grazie. Claudio che si diverte, grazie per le stelle, grazie per tutte queste stelle. Antonino, che dice? Oh, sta rosa munda infestante, mamma mia, è diventata come l'erba quella
Come si chiama? La ramacia. Marina Codicelli si mette le mani sui capelli, ci fa rima. Stefania, Anna Mas, ride. E lo so perché ridi tu. Perché lì da te a Stoccarda la mascherina non è obbligatoria quando stai all'aperto. E qui ci vogliono far mettere anche quando stiamo all'aperto. Io non me la metto quando sto all'aperto. Angela Nassisi ride. Lucia Montebruno, io voglio dedicare una canzone. Antonino fa l'esorcista, fa sfanna via Satana da sta fisarmonica. La gramigna, è sì, come la gramigna. C'ha detto qui, aspetta, fammi leggere. Da venerdì alle 21 di nuovo tutti in casa. Ah, ho capito. Dai, voglio far piambo sonno, se no mi cannate via voi. Oh, vediamo chi si ricorda questa, eh. Ciao amici dell'Argentina, grazie. A Stefania non gli dedico mai niente. E certo, perché mo chiedi e allora a Stefania, per Stefania e Cristina Savioni e Daria, gli voglio dedicare una polchettina in do maggiore. Thank you.
vent'anni. Oh, guarda che ci sta, mo' vi faccio a dormire a tutti quanti, scommette che andate a dormire, mo' guarda, guarda che vi faccio più a sonno, guarda, guarda che sonno, buonanotte Lello, aspetta che te faccio dormire, mo'. De 4 siete calati, eravate 90, mo, mo chiari 88. Thank you.
Faccio Rosamunda. Senti, stasera non c'ho voglia di fare. Non c'ho voglia di fare la sigla. Oh, ve voglio curare la buonanotte con questa canzoncina romantica, augurale. Che è De Francesco De Gregori. E si intitola Buonanotte Rosamunda. Buonanotte Rosamunde. Unde. Andate a sentire i live di quell'altri fisarmonicisti. Rosamunda va a fanno. Tiè, andate là. Andate a sentire Rosamunda. Solo io la faccio Rosamunda.
Have a nice dreams. Ma sì, faccio finta di suonare. Allora, buonanotte Angela Nassisi che ci ha scombisciasse ride e non si sa perché. Paolo Ugolini che fortunatamente mi fa così, perché ultimamente tanti mi fanno così. E invece meno male che c'è qualcuno che mi fa così. Siamo forti, pa! Non son belle. Musica sibativa numero uno. Mi diverto un casino. Meno male. Per favore, un bacio a mezzanotte. Tiè. Oh, Vincenza Giulivo. Buonanotte ancora della magia musicale. Rita Pallisco, ci hai fatto proprio divertire. Meno male. Butta via sta televisione. Angela Nassisi. Anna Masse. Beata lei che si mette la mascherina a Stuttgart, Germania, perché lassù sono più intelligenti di noi. Anastasia, Nadia Grillo, quando si ha la padronanza si fa davvero di tutto. Beh, oh, chiunque può farlo, no, veramente, chiunque, se uno si mette sotto, studia, niente è impossibile. Grazie Stefà, grazie Lilia. Oe, ciao, Marie, quando ci vede i materni? Te vengo a suonare Rosamunda, dai, fa male ai vede casa tua, io suoniamo Rosamunda. Manuela, ce l'ho duro. Alberta Luisi, mi raccomando, il saluto papale. Buonanotte ai suonatori. Ammazza che rotture qui. Oh, come no, il saluto papale. Ale. Claudio! Ogla! Si sente? Franca Mastro Marco, grazie, Zeghe Mamone, un saluto a Brasile, Elsa Maria Nobile, Claudio Lavagnini, sono in cuffia! Allora si sente? Cristina, saluta Medaria. Nelle cuffie una favola, io ci credo. Fratelli, la musica è finita, andate in pace, rendiamo grazie a Gianni e alla fisarmonica magica, salutiamo Rosamunda. Perché se non la salutiamo s'offende e non ritorna più. Ciao Rosamunda, torna a trovarci domani. Amen. Ditemi se si sente, eh?
Rosamunda, tu sei la vita per me. Rosamunda, tu manco ma fai vedere i tuoi baci. Ta 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 ta. Più ti guardo e più mi piaci, Rosamunda. Ciao Nadine. Ha, ha, ha.